Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con l'immancabile weekly del sabato mattina. Il video in cui facciamo il punto sulla settimana appena trascorsa e ci affacciamo a quella che verrà. Prima però vorrei aprire con il titolo, perché siamo pronti a tutto. Perché parlando con Elisa nei giorni scorsi ci siamo resi conto che è un bel po' che non facciamo un Q&A, un Falco risponde. Per cui perché non rilanciarlo adesso? Se volete fare la vostra domanda, accompagnate la vostra domanda in un commento con l'hashtag Falco risponde, in modo tale che io possa salvare i commenti e rispondere a quanti più possibili. Ovviamente, essendo un Falco risponde che comprenderà anche Elisa, se volete fare domande che riguardino tutte e due o anche solo lei, sentitevi liberi di fare un po' quello che cazzarola volete. Detto ciò, passiamo alle cose un po' più canoniche. Allora, è stata una settimana molto intrigante perché è successo un po' di tutto, nel senso finalmente mi sono deciso a pubblicare il video sull'ansia e vi ringrazio insomma per avermi dato dei feedback veramente molto molto belli. Non ho risposto ancora a tutti perché è stata una settimana folle, ma piano piano sto recuperando i vari commenti, mi fa piacere leggerli tutti, spero di riuscire a fare in tempo, entro breve tempo, per leggerli e per rispondere proprio singolarmente a ognuno di voi, perché insomma è uno di quei video in cui ci tengo in maniera particolare, anche a costo di metterci magari qualche settimana. Però insomma sono stato contento perché rendersi conto di come un video del genere possa effettivamente risultare utile, condividendo semplicemente quella che è la mia esperienza a qualcuno, mi ha fatto particolarmente piacere, perché so come si sta con l'ansia e rendermi conto che alcuni hanno trovato beneficio semplicemente nell'ascoltarmi mi ha fatto veramente tanto piacere, tant'è che spero magari di poter fare video un po' più impegnati, un po' più impegnativi anche da un punto di vista emotivo per me, nella speranza che possano essere utili a voi. Per cui in qualsiasi momento, se avete voglia di parlare di un certo argomento, suggeritelo, io mi segno tutto, poi alla prima occasione buona o quando mi sento io in buona per fare una cosa del genere, mi metterò all'opera, anche perché insomma penso che arrivati a questo punto, come poi ho detto a parecchi di voi con cui ne ho discusso in privato, sia importante sfruttare quel briciolo di notorietà che abbiamo acquisito per fare qualcosa di utile per tutti quanti. Cioè se c'è modo di aiutare anche solamente una persona con un video del genere, io sono strafelice di poterlo fare, per cui vedremo un po' dove ci porterà, insomma, siccome di cose da dire c'è, io stavo pensando addirittura, ecco, in quest'ottica di raccontarvi come ho smesso di fumare, di raccontarvi come ho smesso di giocare d'azzardo, insomma, condividendo quella che è stata la mia esperienza, nella speranza che chissà, magari possa essere utile a qualcuno. Poi, ripeto, se avete richieste particolari, fatele e se sono in grado di parlarne, lo farò. Detto ciò, allora, è stata la settimana in cui siamo stati premiati ai Dado Awards. Allora, mi ha fatto particolarmente piacere, insomma, molti di voi l'avranno visto, il video sul canale di Dadobucks, siamo stati premiati come canale emergente. Mi ha fatto veramente piacere perché nell'enorme quantità di canali che ci stanno su YouTube, diciamo che si tende un po' a farsi concorrenza più che a collaborare, e trovare un canale così grande, perché comunque ha il doppio dei nostri, della nostra community, è la metà della sua, così noto, desideroso di dare una mano a un collega, tra virgolette, senza che io non lo conoscevo, Corrado, nel senso ci siamo conosciuti in questa occasione, quando mi ha contattato per propormi questa cosa, mi ha spiazzato, perché insomma io faccio sto lavoro da 4 anni adesso abbondanti e non ho mai avuto qualcosa di simile, mai. Mi ha fatto particolarmente piacere perché è la testimonianza di come ci sia qualche rara eccezione. In un contesto in cui tutti fanno di tutto per non perdere neanche un iscritto, c'è chi, come Dadobucks, ha sentito il desiderio di condividere un po' della sua notorietà con qualcun altro, e lo ringrazio, insomma, veramente con tutto il cuore per questo, perché è ennesima testimonianza di come a tratti anche qualcuno con cui non sempre si è d'accordo possa dimostrare grande umanità, grande bontà d'animo, così come ha fatto lui. Insomma, io e lui tante volte è capitato di avere pareri discordanti, l'ho scoperto tramite voi, insomma, che avevamo una visione diversa su tanti temi, ma ciò non toglie che sia una delle poche persone qua dentro che in termini di gaming sa lavorare, ecco, mettiamola così.
cosa che purtroppo non si può dire di tutti quanti. Però, insomma, sono contento, spero che chissà, magari sia l'inizio di qualche tipo di rapporto. Insomma, sarebbe bello fare una collaborazione con lui un domani, anche per rendere un po' a lui quello che mi ha dato in termini di notorietà, per quanto appunto la nostra community sia ancora un po' più piccolina, ma in costante crescita. Detto ciò, adesso al di là di questo, settimana molto ricca di cose, c'è stata la solita ondata di cose. Sto un po' rallentando, nel senso che tanti mi avete scritto per dire: Falco, ma come mai, per esempio, nei video di FIFA sono un po' più corti del solito? La realtà è una: siccome io a Natale non voglio fermare il canale, non si fermerà, ci saranno sempre 3 video al giorno, tutto il periodo di Natale. Ci tengo che non ci siano pause. Per cui anche il 25, il 26, il 31. Questo mi ha costretto, per forza di cose, a registrare un po' di più in questi giorni. Di conseguenza si sono un po' ridotti i tempi dei singoli video che ho fatto. Ecco perché magari FIFA è venuto un po' più corto. Altri video sono venuti un pelino più corti del solito. Perché altrimenti non sarei riuscito ad accumulare le cose necessarie per mantenere i ritmi invariati. Quindi questo spiegato. Il tutto, ecco. Tra l'altro vi segnalo per le cose, appunto, le novità, che su Steam, come poi vi ho segnalato anche su Facebook eccetera, hanno potenziato parecchio il sistema dei curatori. E tanti mi avete detto: ma cos'è sto sistema dei curatori? Essenzialmente parliamo di uno spazio in cui gente come me, ma chiunque volendo potrebbe farlo, dà dei consigli su, o in positivo o in negativo, su determinati prodotti. È un sistema molto carino perché da curatore io sono obbligato a racchiudere il mio parere su un singolo gioco in 2 righe, grosso modo. Ma quelle 2 righe poi vanno a apparire sulla scheda del gioco stesso qualora voi mi abbiate fra i curatori, per cui vi lascio il link in descrizione se vi va di seguirmi in parte anche lì. Non credo intasi in nulla, semplicemente nel caso in cui vi capiti di andare sulla pagina di un gioco potreste trovare le mie 2 righe riguardo a quel gioco. Insomma, una cosa, non so poi che piega prenderà, non so che piani abbia Valve in questo senso, però sembra che stiano lavorando per estendere le funzionalità di questo sistema. Curioso di vedere che piega prenderà, fermo restando che appunto i nostri social di riferimento, come poi vi ripeto sempre, sono Instagram, Facebook e Telegram per i feed, che in questo periodo sono peggiori del solito. Cioè, sotto Natale, proprio che dovrebbe tutto funzionare a dovere, le cose stanno andando malissimo. Vi accenno un paio di cose. Allora, la settimana che verrà avrà la top del 2018, che dovrebbe arrivare domani, salvo sorprese. Ci sarà il nuovo episodio di Lucius. Terribile. Un episodio terribile in tutti i sensi. Terribile. Ci sarà una sorpresina Nintendo. Ci saranno delle live nei prossimi giorni, se mi regge la voce, perché non so perché, ma non so se è il freddo o altro, ma ho la voce che è calata proprio in maniera drammatica in questi giorni. E ci saranno diversi scopriamo interessanti. Ci sarà diversi video con Elisa, appunto, Kingdom, vogliamo provarlo in coppia per vedere un po' com'è il multi. Ci saranno diversi scopriamo molto molto intriganti nei prossimi giorni, tra cui alcuni già con Elisa. Insomma, si aspetta una settimana molto ricca e ovviamente arriverà anche la flop del 2018 con qualche sorpresa e potenziali discussioni dietro l'angolo, perché ho inserito, come poi faccio ogni anno, dei giochi che faranno storcere il naso a parecchi di voi, lo so. Già lo so, già me lo sento, ma qualcuno deve pur farlo. Per cui niente, io ragazzi credo che in questo periodo non ci sia altro da dire. Io ho come sempre i miei appunti, ma grosso modo il grosso ve l'ho raccontato. Vi faccio intanto gli auguri, anche se poi ci sarà occasione di rifarceli come si deve nei prossimi giorni, però appunto magari tanti di voi partiranno, so che tanti di voi partono, per cui tanti auguri a tutti. Continueremo a sentirci, continueremo a seguirci, io credo che appunto magari mi vedrete latitare un po' di più sui commenti, ma per ovvi motivi. Il resto, il canale sarà pienamente attivo, pienamente presente. Cercherò di compensare magari un po' di latitanza nei commenti con qualche live con Elisa, per cui tenete d'occhio eventualmente Instagram, perché vi avviserò lì come sempre di qualsiasi cosa. Per il resto ragazzi, io faccio un ringraziamento generale, come poi sempre mi succede ogni settimana, a tutti quanti voi per l'enorme crescita che stiamo registrando. Non pensavo che sotto Natale avremmo avuto questa impennata di iscritti. Sono contento perché insomma in prospettiva
perché non sappiamo bene che piega prenderà YouTube dai prossimi mesi. Insomma, sono contento che la base si stia allargando così da farmi sentire un po' più protetto per quello che potrebbe essere un futuro non meglio precisato. E grazie veramente a tutti per ogni forma di supporto, da chi si è abbonato in questi giorni, da chi mi ha mandato delle foto, dei disegni, dei meme. Mi state facendo, cioè mi state veramente accompagnando in un periodo un po' complesso sotto tanti punti di vista, ma che grazie a voi sto superando veramente nel migliore dei modi. Per cui grazie veramente a tutti, ancora auguri e preparatevi, perché appunto domattina ci sarà da ridere con l'episodio di Lucius.